Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi porteremo un unboxing semplicemente epocale, perché è arrivato un gioco che sto aspettando più o meno da un 16-17 anni. Sto parlando ovviamente di Shenmue 3 qui in edizione Collectors. Ora, potrei spendere tantissime parole cercando di farvi capire perché questo è un gioco così importante per me, così come per tanti altri che l'hanno vissuto all'inizio degli anni 2000 su Dreamcast. Però ragazzi, la verità è che questo probabilmente non è il momento adatto, ma allo stesso tempo credo fondamentalmente che sia inutile tentare di spiegare una cosa del genere, perché Shenmue è una di quelle esperienze che andava vissuta nel momento in cui è stata concepita e buttata sul mercato. Oggi non avrebbe più senso e non potrebbe avere più nessun tipo di appeal verso il pubblico moderno anche solo cercare di spiegare perché questo gioco così imperfetto, così vecchio, funzionava alla grande ed ha rivoluzionato tutta l'industria videoludica. Shenmue 3 è un gioco che non vi dirà nulla, è un gioco imperfetto sicuramente, però rappresenta la fine di un'agonia, la fine di un'attesa prima straziante e poi messianica, perché è dal 2015 quando Yu Suzuki, durante la conferenza Sony E3 2015, annunciò il progetto Kickstarter, i fan capirono che l'attesa era finita. Sarebbero serviti ancora altri anni? Sì, certamente, infatti sono passati 4 anni, ma finalmente Shenmue 3 stava diventando realtà. E a proposito di Kickstarter, sebbene io abbia partecipato ed abbia diritto a dei perk per chi ha donato abbastanza dindini, e questa invece è un'edizione da collezione che ho acquistato su Limited Run Games, che è un sito che si occupa di creare edizioni da collezione per giochi che solitamente non hanno proprio una release fisica, e in questo caso lo hanno fatto anche per Shenmue 3. Quindi è l'edizione Limited Run Games, l'andiamo a vedere insieme. Io sono emozionatissimo, so che non potrete mai capire quello che sto provando in questo momento, ma mi auguro che un minimo traspaia. Si dice traspaia? Non lo so. Partiamo con l'unboxing, vai! Allora, finalmente ci siamo. Come potete vedere, ho messo accanto in maniera un po' inutile le due confezioni dei primi due episodi per Dreamcast in versione PAL europea, e giusto per farvi capire che sono sempre state delle confezioni abbastanza massive, belle, belle ciccione. Ho anche la versione di Shenmue 2 uscita per Xbox, ma è uno standard case, quindi non è niente di che, magari ve la farò vedere dopo. E in ogni caso le ho prese anche per vedere se poi ci saranno a livello di artwork dei rimandi visivi. Queste qua erano delle edizioni PAL multilingua e comprendevano tutte le maggiori lingue europee, e non so se c'era l'italiano sinceramente, perché quel periodo eravamo un mercato abbastanza piccolino. Che dire, vi ribadisco che questa è la versione limited run, come possiamo vedere dal logo sulla card. Non mi ricordo assolutamente cosa c'è dentro, e iniziamo a togliere la confezione esterna. Questa è veramente un super unboxing in anteprima, questa volta il video l'ho fatto partire. Tra l'altro, pollicione in su se la qualità vi sembra salita leggermente rispetto all'unboxing di quel video, che di sicuro farà molte più visualizzazioni. Togliamo questo primo box esterno che ricorda molto una di quelle cose che si trovano dai giornalai secoli fa, e lo buttiamo per terra, tanto non c'è nulla. E abbiamo ora un'altra confezione da sconfezionare, però allo stesso tempo abbiamo il primo elemento, che è questa tessera numerata, e forse è proprio il numero della Collectors, non saprei dirvi. Vediamo se riesce a metterla a fuoco. Sì, come potete vedere è il 548. Mi sembra ne siano state fatte soltanto 2000 copie, non ne sono sicurissimo. Comunque Limited Run fa delle edizioni super super limitate, e sul serio finiscono in pochissimo tempo. Abbiamo qua tutto il contenuto della Limited, che è in inglese. No, ecco il numero totale, 2741 su 5000. Vediamo se riesce a metterlo a fuoco. Ora cercherò di fare anche una cosa un pochino più intelligente per vedere bene insieme il retro del contenuto. Abbiamo lo specchio, il gioco, gli stickers immancabili, le toppe, wow, il commemorative Dreamcast case, ovvero la custodia che ricorda le custodie del Dreamcast, però in versione o giapponese o americana, perché c'era una bella differenza tra confezioni giapponesi e versioni PAL. E poi il lightbox,
Oh mio Dio, Shoji Door Styled Desk Lamp, abbiamo una lampada da scrivania, ragazzi. Wow, sono super super emozionato. Tra l'altro non è neanche l'unica limited che circola in giro. Anche GameStop dovrebbe avere qualcosa, ma questa dovrebbe essere la limited ancora più limited. Poi ci dovrebbe essere un retailer francese, la Pix & Love, anche che ha fatto la sua limited. Sbram, come diciamo a Roma. Dicevo, questo qua è un po' il problema di questi siti come Limited Run, Pix & Love, chi più ne ha ne metta, è che ormai hanno un po' saturato il mercato ed è proprio difficile stare appresso a tutte queste uscite in teoria indie, che però diciamo il mercato ormai è proprio saturo di queste cose. Immagino sia un po' l'incubo di chi vuole fare full set per determinate console. Insomma, veramente i giochi Switch di Limited Run Games finiscono in 3 secondi, è una cosa assurda, è impossibile stargli appresso. Allora, prime considerazioni: il box è molto bello, soprattutto è tutto in rilievo, sluccicoso e in rilievo, super super elegante. Non so se si capisce, ma tutte le scritte sono in rilievo, fighissime al tatto, e anche le sagome dei personaggi. Diciamo, per tutto il materiale che c'è non è pesantissima. Ah, ma questa è una cover esterna, zacchete, che si toglie e abbiamo un vero scrigno del tesoro. Questi qua sono i simboli che ritorneranno sempre nel gioco, perché rappresentano lo specchio, l'ossessione di Landy, il cattivo del gioco, che uccide il padre di Ryo per impossessarsi dello specchio. E andiamo a vedere il contenuto. Prima facciamoci una rapida panoramica, no? È una scatola dei cioccolatini a tutti gli effetti. Apriamone il contenuto e... ah! Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Una copia del gioco che non uscirà mai fuori. Ok. Allora, abbiamo innanzitutto un bel bigliettino che ci ricorda di guardare dietro e sotto al carrellino interiore della nostra edizione da Collectors per avere il case che commemorativo del Dreamcast. E dall'altra parte, non ve lo faccio vedere, c'è un codice per i DLC, se no me li fottete, maledetti. Cosa notate di questo gioco subito? Che è in versione americana, perché c'ha le ESRB, che è il sistema di rating americano. Limited Run Games è una compagnia americana, ragazzi, e quindi ovviamente la regione del gioco è NTSC. Lo andiamo a scartare e abbiamo il disco e al suo interno nulla. Diciamo che la collector vive di altri aspetti. Abbiamo qua le patches da attaccare al proprio zainetto quando si va in giro per Roma Nord a fare un po' di scompiglio e a rimorchiare i pollastri. Beh, state sicuri che con le toppe di Shenmue 3 farete una strage di signorine. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Yes. Focalizzati. Abbiamo anche la patch dello specchio. E mamma mia! Super aggressiva la tigre. Abbiamo lo specchio, ragazzi. Lo specchio, l'ossessione di Landy. Diciamo proprio il perno di tutta la trama. Per questo oggetto sono morte tantissime persone e continueranno a morire probabilmente. Morte, oddio, è morta solo una persona, ma molti ci hanno preso le pizze in faccia. Questa è la trama di Shenmue assunta in modo un po' approssimativo. E da una parte ha la fenice, mentre dall'altra ha il dragone. Continuiamo, gli sticker, perché dopo averli trovati nella confezione di Bayonetta a questo punto devono essere messi ovunque. Non ve li apro, sono pochini e sono pure bruttarelli. Carino che ci siano due design fighi di Shenmue e di Ryo, e anche poi le versioni super deformed dove c'è Ryo sul suo immancabile forklift. Per chi ha giocato i primi due sa benissimo di cosa stiamo parlando. E qui abbiamo il lightbox, ragazzi, ma che straminchia è. E poi abbiamo il lightbox con l'istruzione battery installation. Servono 3 pile, porca miseria. No, serve il cacciavite, ragazzi, torno subito. Beh, ragazzi, fa la sua porca figura, idea molto carina e molto a tema Shenmue soprattutto.
Non lo metterei mai sulla scrivania, ma oddio, forse sì, non lo so. Beh, è reso bene comunque, eh? Mi piace, esteticamente mi piace molto. La luce non è fortissima, però ha il suo perché, ecco. E per finire, togliamo, come suggerito dalle istruzioni... No, questo è da sentirsi male. Questo è proprio da sentirsi male, ragazzi. Abbiamo, oddio, ancora wrappato, ancora incellofanato, la custodia in stile Dreamcast americano. Ed è bellissima, ragazzi. Ora, io avevo addirittura il primo Shenmue, ce l'avevo anche in versione americana. Non so che fine abbia fatto, porca della miseria. I case multipli a più dischi erano fatti proprio così, perché Shenmue era un'opera, sia il primo che il secondo, erano su più GD-ROM. Era questo il supporto del Dreamcast, non erano dei semplici CD-ROM, ma erano delle vie di mezzo tra i DVD, che ancora dovevano approdare sul mercato, e i classici CD. Mi pare avessero la capienza di un giga, da qui GD-ROM. Console avveniristica per tantissimi aspetti, che purtroppo venne schiacciata non solo dalla storia pregressa di Sega, ma anche dall'avvento di PlayStation 2, che è tuttora la console più venduta di tutti i tempi. Oh mio Dio, le scritte in giapponese, porca della miseria, ladra, che cazzo hanno creato, mannaggia. Ragazzi, è bellissimo, cioè una delle limited più belle che abbiamo mai visto. È da brividi, e l'interno, perché volendo si può rigirare la copertina e si può rendere con la versione giapponese. Vedete, la costina interna fa vedere la scritta in giapponese, e a questo punto vi prendo un gioco in edizione giapponese in modo da mostrarvi come rimanda a quel tipo di packaging. Non a caso, ragazzi, vi ho ritrovato proprio un disco promozionale del Dreamcast giapponese, che è What's Shenmue, che era una sorta di disco che doveva spiegare come approcciarsi al gioco, per farvi capire quanto sarebbe stato un titolo rivoluzionario. Come potete vedere, l'interno della cover Dreamcast, che si può girare, vedete, riprende proprio la costina esterna dei titoli per Dreamcast. Eccoci qua. E come idea è molto molto carina, anzi è proprio geniale. Purtroppo il problema delle confezioni europee era questo, è che erano radicalmente diverse rispetto agli standard jewel case da CD che venivano utilizzati in Giappone e in America. Non solo c'era questa differenza cromatica, ma le stesse custodie erano enormi e ciccionissime, molto particolari. Lasciate perdere che questa di Shenmue poi consisteva in un multidisc, però di base le custodie Dreamcast erano molto più ciccione. Ragazzi, per me una limited bellissima, fatta veramente col cuore, fatta da appassionati, promossa a pieni voti, non è costata tantissimo, ma l'unico problema è proprio il fatto che sia una limited run. Cioè, una di quelle cose che o sapevate che si stava per aprire il pre-order e quindi l'avete comprata al volo, oppure non la troverete mai più e per accedervi dovrete lasciare parecchi soldoni agli speculatori su eBay o siti affini. Un vero peccato, però per una volta sono riuscito a prenderne una, e non poteva essere altrimenti che quella di Shenmue. L'emozione è palpabile, ragazzi. Ragazzi, grazie tantissimo per l'attenzione, ve lo ripeterò all'infinito, per me questo qua era l'unboxing più importante di sempre. Dietro a questo progetto ci abbiamo investito così tanto, soprattutto noi giocatori, in aspettativa, in speranza, e vederlo finalmente qua davanti a me è un'emozione indescrivibile, e la cosa migliore è sapere di poter condividere un momento del genere con voi. Ma ora basta sentimentalismi, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e compratevi Shenmue 3, perché tra l'altro la storia neanche finisce, e siccome sto gioco non venderà nulla, probabilmente non vedremo mai la fine neanche questa volta, ma noi fan ci siamo abituati. Io sono il Poro Michele, dal cuore di Yu Suzuki, ciao!